diversa, divisiva, unica e comunque davvero originale. Siamo qui con la nuova Alfa Romeo Junior, che adesso scopriamo insieme su Terzo Garage. Lo scudetto al centro è stato totalmente rivisto e il trade union tra i vari livelli orizzontali del frontale. In alto la linea dei gruppi ottici, poi una prima fascia nera seguita da due ampi raccordi rossi sopra la grande griglia sportiva, anche questa nera. L'ampia carreggiata offre una forte presenza su strada e, a detta degli ingegneri del Biscione, una tenuta di strada impareggiabile per un B-SUV, visto che sulla Junior sono state irrigidite le sospensioni ed è stata aumentata la rigidità torsionale di telaio e scocca rispetto agli altri modelli Stellantis sviluppati sulla stessa piattaforma. L'Alfa Romeo Junior quindi non sarà la più potente della sua categoria, 136 cavalli l'ibrida, 156 e 240 l'elettrica, ma dovrebbe essere la sportiva compatta che consente di avvicinarsi di più ai limiti, proprio grazie alla grande stabilità e a uno sterzo più diretto. Grazie alla concessionaria Stellantis & You di Torino per aver permesso di girare queste immagini della nuova Alfa Romeo Junior a Terzo Garage. Eccoci qua, Alfa Romeo Junior, siamo dentro, per la prima volta dentro quest'auto, che ovviamente non abbiamo ancora provato su strada, ma davvero sono molto curioso di guidarla. Gli interni sono, devo dire, appariscenti, l'effetto wow c'è, anche se alcune plastiche un po' rigide forse deludono un po'. Però il display del cruscotto digitale e anche quello dell'infotainment sicuramente risaltano, come le bocchette del clima con il logo del Biscione e il volante tagliato verso il basso, che comunque dà una buona impressione di sportività. Bisognerà, come detto, provarla. E questi sono gli interni, questo ovviamente è il top di gamma, guardate la strumentazione. Abbiamo questo grande display piuttosto in basso rispetto alla linea della plancia, qui abbiamo il cruscotto digitale e il volante multifunzione con queste bocchette di aerazione molto particolari con il logo del Biscione. La console centrale è quella in stile Stellantis, semplicemente qui c'è il pulsante di avviamento dell'auto. Come detto, qui abbiamo il grande display dell'infotainment che, come sempre, impostazione Stellantis, anzi ex PSA, tre dita, però qui abbiamo il tasto Home grazie al quale possiamo ritornare sulla schermata principale. E qui abbiamo l'indicazione, diciamo, della gestione dell'energia, perché qui abbiamo quella elettrica. Dietro l'abitabilità sembra migliore di quanto potesse apparire. Sulla testa ho ancora un paio di centimetri, sono alto 1,90, il sedile davanti è un po' però settato a caso, non l'abbiamo proprio provato sulla nostra posizione di guida, e anche per le ginocchia, diciamo, c'è ancora un buono spazio. Qui abbiamo questi sedili molto particolari che sono quelli più sportivi, con uno schienale anche molto rigido, quindi qui sarà importante davvero avere un po' di spazio per le ginocchia per non andare a sbattere.
anche con l'anteprima della nuova Alfa Romeo Junior è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!